Una canzone ci ha fatto innamorare, faceva du 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 du. Si sente ancora in qualche piano bar quel nostro du 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 du. Du 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 du, una canzone per farci innamorare. Du 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 du, tra musiche e ricordi, 60 anni della nostra vita. Ci piacciono di più. Io ti do un bacio di quelli che vuoi tu. Claudia Mori, Pino Caruso. Dudu Dudu. Domenica 20:30, Rai 2. cavalli, 4 cilindri contrapposti, iniezione elettronica multipoint, servo sterzo, ABS, acciai elettrozincati, con la potenza del boxer 16 valvole, la sportività entra in un'altra dimensione. Nuova 33, la nuova dimensione della sportività. Proprio tu che mi hai fatto. Stavo giocando bene e mi hanno fatto uscire. Dai, succede. E poi scusa, tu hai giocato quasi tutta la partita. Avevo 10 minuti. Però hai segnato. Tu li hai affiancati, io li ho finiti. Poi quel gol l'avresti fatto anche tu. Davvero? Lo dicono tutti, l'ha detto anche l'allenatore. Beh, dai, ti hai fatto un bel gol. Grazie. Ogni giorno a scuola, tutta la naturalità delle crostatine del Mulino Bianco Barilla, senza conservanti. Per mangiare sano. La EMI italiana è abbastanza lieta di presentare Franco Battiato in Giubbe Rosse. E ti vengo a cercare perché sto bene con te. Giubbe Rosse, il primo album dal vivo del cantautore siciliano. Compact disc, album, musica 7, EMI. D'ora in poi comincia un pranzo nuovo. D'ora in poi, fantasie del giorno Barilla. I sughi di oggi, fragranti e leggeri. D'ora in poi, fantasie del giorno. Da Barilla, i 7 sughi che condiscono i giorni. Quando la gola ti manda un segnale, Bronchenolo Gola risponde. Con la sua azione antibatterica è un disinfettante della bocca e della gola. Finalmente ciglia lunghe, lunghissime. Pensate che esageri? Un po'? No. Con il mascara Extreme di Corol, le ciglia le vedi davvero più lunghe. Io non ci credevo. Lo spazzolino extra fitto stende la formula alle proteine di mascara Extreme su tutte le ciglia. Le rafforza, le separa, le allunga. Per ciglia lunghissime, mascara Extreme. Ora lo sai. Mascara Extreme. Nuovo da Corol. Quando la tua giornata diventa lunga e hai bisogno di nuova carica, Pocket Coffee, la carica del caffè più l'energia del cioccolato. Pocket Coffee Ferrero. Mixer, da 10 anni facciamo informazione. Siamo sul vivo dei fatti. Entriamo nei punti caldi della terra. Mixer, dal 5 febbraio il lunedì alle 21:30. Incontriamo i personaggi di cui si parla. Osserviamo le tendenze di una società in continuo mutamento. Andiamo dietro le quinte di fatti e persone. Ogni settimana, il lunedì alle 21:30, guardiamo il mondo per tutti coloro che ci guardano. Mixer, domande e risposte.
il piacere di saperne di più. Mixer, dal 5 febbraio, ogni lunedì alle 21.30 su Rai 2. Buonasera, ha inizio tra poco Pianeta Informazione, una serata speciale di Rai 2 dedicata ai problemi della stampa e della televisione e che propone in apertura il film di Stanley Lumet, Quinto Potere, una satira sulla televisione interpretata da Peter Finch, Faye Dunaway e William Holden. Il film ha i sottotitoli alla pagina 777 di Televideo. Buona serata. Invita Maya alla tua tavola. Margarina Maya, il buono della tavola, il bello della vita. Oggi c'è un Lines nuovo, più asciutto fuori, più asciutto dentro. È nuovo Lines, più sottile, il primo ed unico pannolino con gli argini. Due barriere esclusive di superassorbenza che attirano e catturano le fuoriuscite di pipì. Nessun pannolino al mondo è più asciutto fuori e più asciutto dentro di nuovo Lines. Nuovo Lines per maschietti e femminucce. Altezza 7 cm, larghezza 4, profondità 1,5, chiusura a scatto. Segni particolari, nuda. Golia nuda, prendi il vizio di respirare. Io vivo con il mio tempo, con il progresso, la performance. Per la mia pelle ho scelto Plenitude, una scoperta nata dalla ricerca L'Oréal per ritardare gli effetti dell'invecchiamento. Plenitude, una linea di trattamenti attivi che stimolano le funzioni vitali della pelle. Risultato, la pelle si difende attivamente dagli effetti del tempo. Plenitude L'Oréal ritarda gli effetti dell'invecchiamento. Partenza per un mondo nuovo, un mondo esclusivo di grandi spazi e di massimo comfort, dove il servosterzo, l'ABS e il 4x4 esaltano il piacere di guida. Alfa Romeo. La nuova Sport Wagon è arrivata. Nuova Sport Wagon si porta dietro un mondo. Altezza 7 cm, larghezza 4, profondità 1,5, chiusura a scatto. Segni particolari, nuda. Golia nuda, prendi il vizio di respirare. Quando uno ha mal di testa, ha un solo desiderio, che gli passi in un momento. Moment, e rapidamente ti passa. Evitare l'uso prolungato può avere effetti collaterali. Leggere attentamente le avvertenze. Caldaia murale a gas Beretta. Niente scalda meglio. La scuola deve garantire il diritto all'istruzione e dare risposte di qualità ai bisogni e alle attese di formazione nella società che cambia. Vi ricordo che dopo il TG2 stasera prosegue la serata di Rai 2 dedicata al pianeta informazione con Il potere dell'informazione, un'inchiesta sui grandi gruppi multinazionali dell'editoria e della televisione, per proseguire poi alla 00:30 con un film di Orson Welles, Quarto potere, una pietra miliare della cinematografia, un film diretto e interpretato nel 1941 appunto da
Orson Welles. La serata di Rai 2 si conclude con le anticipazioni sulla settimana Rai. Vedrai 7 giorni in TV. Buon proseguimento di serata. Y10, a ciascuno la sua. Sapete perché Andrea ha scelto l'Y10 4WD? Perché 4 ruote motrici sono meglio di 2 gambe motrici. Y10 piace alla gente che piace. La vitalità è il mio modo di essere. È nell'aria che sfioro, nei pensieri che vivo, è nel corpo che sento, è nel suo viso che ride. Un mondo di musica, di ricordi, di emozioni, in nostalgia. When the night has come. Nostalgia. In 10 album, tanta nostalgia. Su dischi, cassette, compact disc, phonic, eccetera. Da Garnier nasce una formula così dolce che Natura Dolce è diventato shampoo ultra dolce alle piante. Io sono molto esigente. Anzi, direi ultra esigente. Anche per i miei capelli. E io, che li lavo ogni giorno, uso uno shampoo più dolce. Ultra dolce alle piante. Così ho capelli più forti, più belli. Shampoo ultra dolce di Garnier. L'ultra dolcezza alle piante. Certo, ultra dolce tutti i giorni. Anteprima dai concessionari Citroën. Fino a 2 milioni di supervalutazione dell'usato per chi acquista a rate una Citroën BX. E fino a 1,2 milioni per una X. Un'interpretazione eccezionale. Un'offerta irripetibile. Di nuovo insieme Citroën AX, grandiosa. E Citroën BX, straordinaria, in un'occasione travolgente. In programmazione dai concessionari Citroën fino al 31 gennaio. Buonasera. È iniziato davanti al tribunale speciale installato nell'Accademia Militare di Bucarest il processo contro i 4 principali collaboratori del dittatore Ceaușescu. Sono accusati di genocidio per il ruolo svolto nella sanguinosa repressione dei moti rivoluzionari dello scorso dicembre. Intanto, in un clima politico sempre più avvelenato dalle polemiche, si è aperta la tavola rotonda fra il Fronte di Salvezza Nazionale, che ha preso il potere, e i rinati partiti politici. All'ordine del giorno la legge elettorale in vista delle prossime votazioni. Per domani è prevista una manifestazione vietata dalle autorità contro il fronte, accusato di aver occupato le istituzioni e i mezzi di comunicazione e di includere fra i suoi membri numerosi comunisti coinvolti nel regime di Ceaușescu. Al convegno liberale di Brescia era presente il segretario del PLI Renato Altissimo, reduce da 3 giorni a Bucarest. Per Altissimo la situazione rumena è ancora confusa e presenta rischi di involuzione. Siamo a 30 giorni dalla rivoluzione del Natale, una rivoluzione sanguinosa, tremenda, in un quadro di riferimento ancora totalmente incerto. C'è questo fronte di salvezza nazionale che si era qualificato come elemento di transizione per consentire le elezioni, ha preso adesso la decisione invece di candidarsi alle elezioni. Nella giornata di domenica ci sarà una grande manifestazione di tutti quelli che fanno riferimento alle forze politiche che si stavano organizzando contro il fronte di salvezza nazionale. Ci sono ancora elementi, a mio giudizio, di rischio che la situazione possa avere uno sbocco
drammatico, in qualche misura, cercare di riportare indietro le sfere dell'orologio. C'è un partito liberale in Romania che è attivo? C'è un partito liberale che è molto attivo, che è presieduto da illustri signori che hanno fatto decine di anni di carcere sotto Ceausescu, che sono rientrati, alcuni sono rientrati dall'estero, sono stati condannati a morte all'interno del loro paese. Ieri mattina abbiamo visto una lunga fila di cittadini di ogni genere che aspettava di iscriversi al Partito Liberale. Libertà e liberale è un termine che ha grande successo nei paesi dell'est. Jugoslavia, la situazione si è fatta nuovamente esplosiva nel Kosovo. Vicino a Pristina, capoluogo della provincia, ci sono stati scontri fra attivisti e forze di sicurezza. Secondo la radio di Belgrado sarebbero morte 5 persone, altre sarebbero state ferite. In serata i dimostranti si sono allontanati e la polizia ha ripreso il controllo della situazione. L'uso delle armi, hanno detto le autorità, è stato necessario per rispondere alle sparatorie dei dimostranti. I macchinisti che aderiscono ai COBAS sciopereranno dalle 14 di domani alle 14 di martedì. Intanto i sindacati confederali hanno proclamato uno sciopero di 24 ore a partire dalle 21 del 7 febbraio per protestare contro il piano di ristrutturazione proposto dal commissario straordinario dell'ente Ferrovie Schinberni. Questa mattina, davanti al Ministero dei Trasporti, dipendenti delle ferrovie hanno continuato a manifestare il loro dissenso nei confronti del piano. Lunedì, in un incontro, il ministro Bernini e i rappresentanti di CGIL e CISL e UIL cercheranno di sbloccare la difficile situazione. Bisogna evitare che il movimento studentesco si divida fra chi vuole o no l'occupazione delle università, perché le occupazioni passano ma i problemi degli studenti restano. È il parere dei giovani socialisti riuniti a Napoli in una manifestazione incentrata sul difficile momento degli Atenei italiani. Erano presenti studenti, rettori, esponenti politici, fra i quali il vice segretario nazionale del partito Giulio Di Donato. Per Di Donato, che pure condivide molte delle richieste degli studenti, in particolare quelle su una diversa distribuzione dei finanziamenti fra università del nord e quelle del sud, sarebbe un errore imperdonabile bloccare la riforma dell'università. Certo occorrono aggiustamenti, come una norma che consenta di devolvere parte degli introiti delle sponsorizzazioni alla spesa corrente degli Atenei. Anche per i giovani socialisti vanno corretti alcuni punti del progetto di legge Ruberti, specie per quanto riguarda il ruolo degli studenti nell'università. Per il segretario nazionale Michele Svidercoschi, l'autonomia dell'università non vuol dire privatizzazione, ma autogoverno, maggiore integrazione fra Atenei e territorio e soprattutto rispetto del ruolo pubblico dell'università italiana. Nel Trentino, Alto Adige, in Val d'Aosta, è arrivata la neve. La fine della siccità è stata salutata con gioia per gli effetti positivi sul turismo e per le riserve idriche. In Val d'Aosta, dove quest'anno si svolgerà la super gigante di Coppa del Mondo, la neve ha già raggiunto i 45 centimetri di altezza. Preoccupati invece gli operatori turistici dell'Abruzzo, regione dove per la mancanza di neve sono restati inattivi tutti gli impianti sciistici. Era questa l'ultima notizia, è tutto per oggi. Ora il potere dell'informazione, un'inchiesta sui grandi gruppi multinazionali dell'editoria e della televisione. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Sul Mediterraneo occidentale e centrale si è stabilito un flusso di correnti meridionali, umide ed instabili, che interesserà più direttamente il versante di ponente della nostra penisola. Il cielo quindi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e sulla Sardegna sarà molto nuvoloso, coperto, con piogge diffuse e nevicate sui rilievi alpini. La nuvolosità e dei fenomeni si estenderanno gradualmente anche alle altre regioni centrali e alla Campania, ma con minore intensità. Sulle altre regioni, prevalenza di cielo sereno o velato per nubi stratificate. I venti si disporranno da sud-sud-ovest, moderati, con rinforzi sulle isole maggiori e su tutto il versante occidentale peninsulare. Quindi i mari aumenteranno il loro moto ondoso, diventando presto molto mossi. Le temperature della notte subiranno qualche lieve aumento, specie al nord. Quelle del giorno saranno anch'esse in aumento, ma più sensibile sulle regioni meridionali e sul medio versante tirrenico.
I love Italy. Mi piace Italia. Non mi piace il tuo italiano. Continua. Michelangelo, Venezia. Amore. Amore facile. Prova a dire lavastoviglie. Lavastoviglie. Bene. Però sai che cosa significa? Oh, yes. Indesit. Indesit New Line lavastoviglie. Forte e delicata. Tutti i giorni a regola d'arte. La scuola deve garantire il diritto all'istruzione e dare risposte di qualità ai bisogni e alle attese di formazione nella società che cambia. Mondiale merita tre grandi vini. Vini del Mondiale 90 Caldirola. Tre grandi vini Caldirola in un'esclusiva bottiglia commemorativa. Tre grandi vini per un mondiale da ricordare.